Ciao bellini, benvenuti o bentornati sul mio canale. Il video di oggi sarà il mio primo Shein haul. Ebbene sì, ho fatto alcuni acquisti su Shein che ora vado a mostrarvi. Ma prima di incominciare con il mio video haul, come sempre vi ricordo di iscrivervi al mio canale per sostenerlo e di attivare la campanellina per non perdervi nessun nuovo video. Allora, se sentite un rumore di sottofondo, ovviamente è il ventilatore. I commenti sotto gli ultimi video, ho visto che vi siete accorti che non sto più registrando con la ring light, ma con luce naturale, in quanto è veramente impossibile pensare di mettersi davanti anche delle luci, perché sto sudando solamente stando ferma. Ho provato già a fare acquisti su Shein, devo essere onesta con voi, ma questo è il primo che faccio e che vi mostro qui sul canale. E quello di oggi, per due ben motivazioni, non sarà un try on haul, ma solamente un video haul, perché ho scelto di acquistare a Shein anche due costumi. E io invidio tantissimo quelle di voi che hanno avuto il coraggio di mettersi davanti alla telecamera col costume per fare magari l'haul dei costumi. Io ancora non mi sento a mio agio. So che sono abbastanza prosperosa e che... però sono prosperosa sotto tanti aspetti, cioè ho anche la pancia, i coscioni, e io non mi sento a mio agio davanti alla telecamera in costume. Non mi faccio problemi ad andare in spiaggia, ovviamente, o in qualsiasi altro posto come la piscina, però davanti alla telecamera ancora non mi sento a mio agio, magari l'estate prossima, vedremo. Ma prima di cominciare ho anche un piccolo punto importante da dirvi, e per questo motivo voglio anche ringraziare tantissimo la mia amica Carlotta Colombo, che spero tanto conosciate, ma se non conoscete qui sotto in descrizione trovate il link al suo canale YouTube, fa anche lei tantissimi video haul, e nel suo ultimo video haul di Shein ha detto una cosa davvero molto importante, che io vi ripeto nel video di oggi, e che troverete comunque spiegata in modo più dettagliato sul suo canale. È una cosa fondamentale quando si vanno a fare degli acquisti da dei siti low cost accertarsi il materiale con il quale questi capi sono stati realizzati, ecco. In poche parole, il fatto di aver scelto da Shein solo 4 capi e un kit accessorio, che poi vi mostrerò ovviamente, implica il fatto che i capi che ho scelto non erano in un budget così piccolo. Di solito i capi da Shein li troviamo anche a 6-7 euro, ma i capi che ho acquistato io sono di qualità un pochino più alta e quindi hanno dei prezzi leggermente più alti, che dovrei avere scritto qui nell'ordine, ma non ho i prezzi nell'ordine, ho solamente le taglie. Però vabbè, perlomeno posso dirvi le taglie, comunque più o meno i prezzi me li ricordo. Anche perché appunto sono solo 5 capi. E nulla, incominciamo subito con il primo pacchetto e spacchettiamo, visto che sono molto curiosa anch'io e come vedete sono ancora chiusi apposta per spacchettare insieme a voi. Il primo capo che vi mostro è un top. È davvero bellissimo, la qualità si sente. Questo, adesso vorrei andare anche a riprendere un attimo sull'etichetta il materiale. Non c'è un'etichetta ovviamente. Comunque, ah ecco sì, no c'è. È un top in viscosa, rimane fatto in questo modo, con le maniche lunghe, super super baggy a palloncino, che rimangono attaccate sotto la zona dell'ascella, della spalla, così. È fatto veramente bene. Questo capo penso che me lo vedrete indossare prestissimo, perché mi piace tantissimo, sulla pagina Instagram. Quindi se ancora non mi seguite sulla pagina Instagram, qui sotto in descrizione trovate il link per poterlo fare, mi trovate come Gaia Waldorf anche su Instagram. Spero l'unica cosa che ci sia spazio per le mie big bobs. Ma credo di sì. Voi che dite? Sì, anzi, le va a rendere anche un po' più censurate. Però è veramente molto corto, infatti questo lo abbinerò sicuramente con gli shorts a vita alta. Primo capo che ho preso appunto in taglia L, perché appunto per la mia quarta abbondante non potevo non prendere la L. Super soddisfatta di questo primo capo. Sono davvero soddisfatissima. È veramente bello. Passiamo al prossimo. Il prossimo capo che vi vado a mostrare invece è un vestito. La qualità di questo tessuto, devo dirvi la verità, è la qualità di un normalissimo abitino che possiamo trovare da Zara Bershka. L'ho preso in taglia M. Rimane uno di quei classici vestiti super drappeggiati che vanno di moda quest'anno. Allora, ha due drappeggiature sui fianchi, sia da un lato che dall'altro, in modo da andare a sottigliare la figura e snellirla otticamente. E poi ha anche nella parte posteriore centrale un'arricciatura che va a fare un effetto push up ai nostri glutei. Questo è proprio un capo che io ho acquistato per il mare. Infatti questo di oggi è un haul di capi che ho scelto per il mare, visto che io sto per partire. Anche se non so quando uscirà questo video, quindi non so se vi ho già spoilerato dove andremo in vacanza. Ma comunque è una località di mare e sicuramente questo non ha dubbi.
Il capo è veramente carino, le spalline sono regolabili, quindi perfette anche per me che sono abbastanza abbondante. Anche di giro spalle, come vedete anche di giro spalle io sono comunque abbastanza abbondante, perché con il seno grosso non potrei avere le spalle piccole così, sennò penso che cadrei da un lato e poi dall'altro. Comunque questo è il secondo capo che ho pagato... Ah, scusatemi, il top di prima ho controllato e l'ho pagato 12,50€, mentre questo vestito costava 16. Dei prezzi leggermente un po' sopra gli altri video haul di Shein che siete abituati a vedere magari qui su YouTube. Passiamo invece ora ai costumi da bagno, che a differenza del classico sacchettino di Shein, quest'anno hanno fatto questo pack carino con scritto Shein Bikini, tutto con questa trama molto estiva, rosa e con le foglie. Peschiamo il primo costume, che come vi avevo già detto prima non vi mostro lo stato per ovvie ragioni, ma abbiamo un costume particolare in questo azzurro bellissimo che io adoro. La parte superiore è fatta a fascia in questo modo, ha fiocchi che si legano entrambi dietro la schiena, quindi non ne abbiamo uno da legare sopra, uno da legare sotto, ma semplicemente entrambi si portano dietro la schiena e si legano. In mezzo la fascia rimane particolarmente aperta, come vedete ha un buco qui in mezzo, che va a creare come se fossero due coppe separate. Questa cosa mi piace tantissimo il volant qui sopra, il modo in cui è arricciato, e in questo modo andrà comunque a dare un effetto decisamente più aggraziato anche a me, che ho un seno abbastanza prosperoso, perché comunque in spiaggia non mi piace essere così eccessiva. Tornando a noi, a quello che vi sto dicendo, all'interno abbiamo anche delle coppettine, che io per questioni personali ovviamente toglierò, perché più imbottita di così dove devo andare, che sono semplicissime. Anche in un materiale abbastanza carino, di quelli che non si distrugge subito in lavatrice appena li lavate. Vado a rimetterli dentro, non si sa mai, e poi, detto sinceramente, ancora non li ho provati perché sto spacchettando con voi, quindi poi andrò a provarli per vedere se le taglie sono giuste, ma vedendoli così a occhio mi sembrano perfetti. Il pezzo sotto di questa fascia, invece, è uno di quei pezzi super super di tendenza nel 2020, ed è praticamente questo slip fatto in versione a V, quindi che riprende un po' molto lo stile sgambato degli anni 80 e 90, ma che rimane tutto drappeggiato in questo modo, come vedete, in modo che non vada a segnare minimamente la figura. Questo è veramente uno di quei costumi che stavo strabramando e che sono contenta di aver preso da Shein, cioè il tessuto è proprio quello di un costume di Tezenis, adesso non voglio dire proprio di Tezenis, però comunque mi sembra la fattura molto bene. Anche all'interno c'è il salva slip fatto in questo modo per provarlo nel caso appunto poterlo restituire, presireduire nel caso i capi che non ci possono, che non ci entrano, che non ci vanno bene, che non ci piacciono. C'è tutta una questione di reso facilissimo già inserita all'interno del pacco quando vi arriva a casa, che io mi sono letta ed è veramente facile. Voi comprate il foglietto e sul foglietto c'è scritto tutto quello che dovete fare. E questo era il costume. Comunque il colore è veramente stupendo e anche lui è promossissimo. Passiamo al prossimo, ultimo costume e ultimo capo di questa haul, ed è un bikini molto particolare. La parte superiore è una semplicissima fascia in questo rosa, bellissimo rose gold, glitteratissimo. Anche lei all'interno ha delle coppe, che però in questo caso penso terrò, perché sennò penso si veda troppo in trasparenza il capezzolo. Anche questa è assolutamente fatta in un tessuto super super buono. Si vede che ha un tessuto di qualità. Dietro si allaccia semplicemente in questo modo. Come vedete la parte interna poi è fatta con il materiale classico del costume, mentre la parte esterna è un po' più un tessutino di quelli proprio classici dei capi glitterati. Lo sentite anche forse dal rumore. Momento ASMR. È molto bello, a me piace davvero tantissimo, indubbiamente, e come vi dicevo, dietro si chiude in questo modo, quindi con il gancino. Questa è una cosa semplicissima, perché non ho più 16 anni e quindi la gente non dovrebbe slacciarmelo. Comunque è un bel costume. Anche la larghezza della fascia dovrebbe essere giusta per me. Se lo vedrete indossato nelle foto di Instagram, penso che sia perfetto per me. Ma vedendolo così, come giro, è perfetto. Poi devo vedere se copre tutto. Guarderò dopo. La parte inferiore invece, quindi lo slip di questo costume, è davvero particolare. Mi piace moltissimo. È fatto esattamente come il pezzo superiore, quindi all'interno foderato con la classica, con il classico tessuto dei costumi, e all'esterno sempre questo tessutino glitterato un po' particolare, che adesso ha preso delle pieghe non proprio carine, ma che penso addosso si stireranno. E la cosa bellissima di questo costume è che è sempre molto sgambato, però è a vita alta,
in modo che se al mare usciremo a cena il giorno dopo non mi sentirò in colpa e mi sentirò a mio agio. Questo costume veramente mi è piaciuto moltissimo, la qualità si sente. Quindi ragazze, tornando un po' all'argomento di cui volevo parlarvi principalmente in questo video e quindi il modo migliore di consigliarvi di acquistare online, soprattutto su questo sito o comunque siti simili come Boohoo, siti di questo genere, è quello di stare molto attenti ai materiali con il quale vengono prodotti questi tipi di capi. E comunque all'interno del sito, nella descrizione del capo, trovate sempre il materiale in cui vengono prodotti. Quindi assolutamente una cosa importante è questa. E un'altra cosa fondamentale è verificare le taglie. Su Shein è molto semplice, basta prendersi le misure e le vostre misure corrisponderanno ad una taglia. Ad esempio io per i costumi ho preso per entrambi una M. Comunque adesso quando li proverò vi saprò dire meglio, ma per ora sono veramente molto contenta degli acquisti perché il materiale e la qualità di questi prodotti si vede. Quindi per quanto li abbia pagati delle cifre contenute, anche perché sappiamo benissimo che un bikini da Tezenis costa 30-40 euro, i costumi costavano uno 10 e l'altro 15, quello azzurro 10 e l'altro 15 euro. Sono davvero soddisfatissima. Nel caso in cui non mi entrassero, quella è più una colpa mia perché non ho preso bene le misure, probabilmente. Li posso sempre regalare o rimandare indietro con il reso, che è una cosa davvero semplicissima. Ora arriviamo all'ultima parte di questa haul, nel quale vi mostrerò degli accessori, un kit di accessori dorati e molto estivi che ho preso sempre per il mare. Di solito queste sono cose che compro quando sono al mare dalle bancarelle, diciamo. Però in questo caso sono stata proprio attratta dalla foto. Ora che li sto... cioè in realtà li ho aperti già qualche secondo fa questi perché non avevo capito che così erano all'interno della busta. Mi sono piaciuti molto perché la qualità di questi accessori è la classica qualità degli accessori che troviamo sulle bancarelle. Ad esempio questo è un braccialetto semplicissimo dorato con tutte queste catenine e la conchiglietta. Spero di farvela vedere bene, ma non penso di riuscire. La qualità è veramente molto carina, infatti non me lo aspettavo dalla foto in sé. E comunque mi aspettavo che fossero cosine che dopo un giorno che le metti, oppure che devi sempre togliere quando vai in spiaggia, roba del genere, perché non puoi bagnarle. E invece c'era proprio scritto che si possono bagnare perché non dovrebbero cambiare colore. Comunque ora vi mostro anche gli altri, perché il set era composto da 5 braccialettini dorati. Abbiamo questo semplicissimo con la doppia catena e questo dischetto di... nulla, dischetto di metallo dorato. Abbiamo questa catenella con due anellini in fondo che si intrecciano, molto carini. Questo qua sicuramente lo userò tutti i giorni perché è davvero super versatile. Ok, poi ne abbiamo uno semplicissimo che difficilmente riuscirete a vedere. Spero che lo riusciate a vedere. Comunque è semplicemente una catenina dorata e ogni 3 catenelle c'è un pallino bianco, una perlina bianca. Molto semplice. L'ultimo, che è questo, è quello che ho preferito di più sia dalla foto che poi effettivamente anche dal vivo. È molto particolare. È una catenella, ovviamente come quelle di prima, sempre una catenella dorata molto semplice. E nella parte davanti c'è questo disegno fatto effetto spiga con queste pietruzze bianche che sembrano tipo delle perle. E quindi anche abbinato con i miei accessori in perle per i capelli che mi avete visto indossare tantissime volte sia qui sul canale che sulla pagina Instagram, sicuramente saranno benissimo. E quindi non vedo l'ora di utilizzarli al mare perché questi sicuramente sono molto belli, delicati e allo stesso tempo molto carini. Bellini, e questo era tutto per il video di oggi. Io sono davvero soddisfatta di questo spacchettamento. Mi piacciono davvero tantissimo i capi che sono andata a scegliere appunto per quest'ordine. Io spero che questo video vi sia piaciuto, che perlomeno vi abbia intrattenuto o vi sia stato utile. Vi mando un mega bacione e come sempre noi ci vediamo venerdì e martedì alle 15 qui sul mio canale. Ciao bellini!